Buongiorno. 3, 2, 1, acquicciare. Siamo acquicciati. Tutti convocati? No. A parte Rabosic, che ha avuto un problema alla spalla. Nell'ultimo allenamento. Non si è allenato né ieri né oggi, quindi non è convocato. Poi per il resto sì. Baidan non c'è e Guadagnica è squalificato. Quindi Fabinho, Comotto, Crescenzi, Vinicius, Del Prete, Faccinelli, Fazzi, Fossati, Giacomazzi, Copove, Cranzafà, Merignani, Mendez, Nicco, Parigini, Perea, Povede, Rossi, Taddei e Ver. Questi sono convocati. Poi se volete ve li lascio. Verde può anche giocare, nel senso, visto che la settimana è stata un po' difficile. È un paese stata una settimana un po' difficile, però ieri, detto ieri, si è allenato, anche se ha fatto poco, ma si è allenato, anche stamattina si è allenato, quindi mi ha fatto un po' di possessi palla, quindi fastidio non ce l'ha, quindi potrebbe anche giocare. Fazzi invece, mister, Fazzi che viene dal suo problema, sta bene, è in grado di giocare? Ma Fazzi ha fatto tutta la settimana, sicuramente non è al 100% perché avendo avuto la varicella, sai, te lo porti per un periodo, te lo porti un po' dietro, no? Però è stato convocato, quindi può far parte della partita anche lui. Logicamente dobbiamo stare... dobbiamo vedere come stanno domani sull'ultima rifinitura tutti quanti. E poi scioglierò qualche dubbio che ho. La partita di ripresa è sempre un punto interrogativo. La tua esperienza che cosa ti dice? Le mie esperienze sono drammatiche. No, vabbè, c'è sempre un punto interrogativo, lo sappiamo, infatti sono anche un po' nervoso su questo, perché non sai mai come rispondere, visto che abbiamo staccato la spina per quasi un mese, quindi la ripresa è sempre un'incognita. Abbiamo visto anche ieri i risultati, Frosinone che ha preso 3 gol, Pescara ne fa 4 fuori, insomma, se non ci arrivi carico, concentrato, se non sei... devi essere bravo a riaccendere la spina, diciamo, riattaccare la spina. Quindi lì è anche un segno di maturità nella squadra, no? Quindi abbiamo fatto un po' di vacanze, adesso che inizia il campionato dobbiamo un attimino riattaccare tutti la spina, che sennò si va incontro a figuraccia secondo me. E poi incontriamo una grande squadra, una squadra che sta comprando come tante altre, quindi poi sappiamo benissimo che abbiamo un trittico di partite importante, quindi non possiamo topparne neanche una secondo me, quindi dobbiamo iniziare subito con il piede giusto. Stavolta per una questione squalifica di Guadagnica, anche la difesa è un pochino ridotta addosso. Ma ridotta, abbiamo, a parte l'opposto che è in nazionale, abbiamo tre terzini e tre centrali. Basta, giochiamo a difesa a 4, basta e avanza secondo me. A meno che non viene un'epidemia, quindi credo che vadano bene, quindi non è ristretto. Due giocano e uno riposa, quindi. Va bene, cioè abbiamo come cambi, anche che io cambio poco, quindi va bene così. Senti, Fabinho, che punto sta secondo te? Fabio è normale, quando uno sta fermo tanto tempo è normale che il ritmo partita lo deve ancora acquistare, però sappiamo benissimo che Fabio ogni volta che viene chiamato ha sempre dato il massimo, anche quando non si allenava, no? All'inizio dell'estate arriva, gioca, fa le prime partite importanti, poi è normale che ha un calo, però l'importante è che faccia le prime partite importanti, poi vedremo. Partita da un punto di vista tattico, che partita si aspetta? Bologna buona squadra, Perugia quello che sappiamo, che partita sarà? Bologna ottima squadra, adesso con Sansone lì davanti, Cacia, Sansone, Larivi, cioè ha acquistato peso lì davanti. È normale che giocando 4-3-1-2 qualcosa dobbiamo un attimino sfruttare qualcosina noi, quindi vedremo, sicuramente sarà una partita tattica, anche perché la prima anche per loro. Quindi in base anche ai risultati di ieri, cioè loro stanno a posizione di classifica buona, noi siamo lì
quindi ci vuole tanta attenzione, ragazzi, secondo me, tanta tanta attenzione e tanta cattiveria. Dobbiamo riprendere a macinare calcio come da dove abbiamo lasciato, quindi l'ultima partita mi è piaciuta tantissimo come atteggiamento, come voglia, quindi dobbiamo ripartire da lì. So che non è facile, però dobbiamo mettercela tutta, perché è una partita difficile, una, la prima di una piccola serie, perché poi andremo a affrontare il Bari, che sta ricomprando, siamo, cioè, abbiamo tre partite difficilissime, quindi dobbiamo fare punti, come l'inizio di stagione, no? Vi ricordate che ci davano tutti per spacciati e abbiamo fatto ottime partite con ottimi risultati. Quindi dobbiamo riprendere da lì. Senta, noi abbiamo visto due allenamenti questa settimana. Sì. In uno in particolare ci ha colpito un po' tutti Perea, perché l'abbiamo visto più sciolto, più determinato, più voglioso di partecipare al lavoro con i compagni. Ha continuato dopo questa cosa, perché ci ha fatto veramente una bella impressione. Parliamo di mercoledì, l'allenamento. Sì, sì, Brian, sì. Evidentemente le voci di mercato hanno un attimino svegliato un po', quindi evidentemente si trova bene a Perugia, vorrebbe rimanere a Perugia, vorrà rimanere a Perugia. Per me sì, ha mandato dei segnali importanti, quindi è da valutare, non è che non valuto nessuno, valuto tutti. Però ripeto, abbiamo ancora un giorno prima di sciogliere i dubbi e poi vedremo di mettere in campo una formazione anti-Bologna. Conoscendo un po' il campione pensiero, prima che ci spiazzassi continuamente in queste ultime settimane, l'impressione è che, per esempio, il ragazzino nuovo arrivato, Mendez, avrà un approccio alla prima squadra molto, molto graduale. Però, dato che ultimamente ci hai spiazzato, verrebbe da dire se ci possiamo aspettare l'esordio. E il discorso che vale per lui vale anche per Fabinho, perché giustamente Remo diceva la sosta azzera tutto e quindi Fabinho è sullo stesso piano degli altri, compagni e avversari. Sì, solo che Fabinho non ha un girone di andata sulle gambe, quindi negli ultimi mesi ha giocato poco, però è un giocatore che conosciamo, che conosco benissimo. Con me ha fatto 2 anni, quindi 2 campionati, questo è il terzo, quindi so quello che mi può dare Fabinho. Per quanto riguarda Mendes, è un giocatore giovane che è arrivato da poco, deve lavorare, perché deve lavorare tanto, non ha ancora il passo degli altri, ha delle buone, ha grandi qualità tecniche, però io ci andrei un attimino con molta cautela. Anche perché parla pochissimo l'italiano, quasi niente, e quindi non riesce ancora a comunicare con i compagni. E speriamo che impara, se no fa la fine di Flores. Ma non è vero. Non è vero che fa la fine di Flores. Flores è andato a giocare, cazzo. Ho visto, ha preso anche 6 e mezzo. Ho visto la pagella, 6 e mezzo ha preso, ha fatto una grande partita. Quindi a Matera poi, hanno vinto 3-0, 3-1, 3-1, quindi partita facile, pensate, come soldi. Quindi, ma non è perché uno non parla la lingua, non gioca, o cioè va via, è che fa fatica a capire i compagni, perché quando un compagno ti parla, cioè, non capendo la lingua, come fai a muoverti o a ricepire, non, solo per quello. Però è un ragazzo valido, ha grandi potenzialità, però deve crescere a livello fisico. Come sta la Zafame? Ha avuto qualche acciacchino questa settimana, un po' di mal di schiena, quindi abbiamo un attimino centellinato anche lui, quindi, però sta bene, alla fine credo che sia dalla partita. Che avrete al seguito oltre 1000 tifosi, perché mi hai detto che stamattina ha superato quota 1000 almeno. Questa è una grande cosa per noi, un grande evento e un grande appoggio, secondo me. È molto importante, i tifosi, ma non avevo dubbi, ripeto, quest'anno, anche l'anno scorso, i tifosi sono stati sempre vicini, sono cresciuti, perché sono cresciuti insieme alla squadra, quindi questo per noi ci fa molto piacere, cioè, è uno stimolo in più per andare a Bologna e cercare di portare a casa punti. Il fatto che Bologna comunque, prima parli del mercato, ma in generale anche a Bologna c'è una grande, cioè, diciamo, un grande entusiasmo dettato dal cambio di società,
questo, cioè, può essere stimolante o è più dura per questo? Ma stimolante per loro o per noi? Per noi, ma guarda, ma neanche per loro, anche per loro non è facile, secondo me, anche perché quando una società sta sempre sul mercato, tante voci, uno va via, uno parte, un po' di, dell'attenzione va un po' a scemare, quindi noi dobbiamo approfittare anche questo. Quindi noi sappiamo che siamo questi e sappiamo che dobbiamo fare un grande girone di ritorno. Poi è normale che già la partita lì ti carica, perché è una partita importante, incontriamo una grande squadra, l'abbiamo affrontato già l'andata, sicuramente sarà molto diversa. E sarà uno stadio abbastanza gremito, visto che sono stati 1500 tifosi all'allenamento, quindi è un dato molto importante per una squadra, no? Ci dobbiamo aspettare una partita maschia, una partita vera, come tutte quelle che abbiamo giocato. E la fortuna è che giochiamo uno stadio da Serie A, secondo me, come quello nostro, grande, ampio, dove possiamo sfruttare molto bene gli spazi, e questo per noi è molto importante. Hai detto non sarà molto diversa rispetto all'andata, hai detto, quindi diciamo che non prendi quella partita come punto di riferimento. Ma io l'andata l'ho già azzerata, tutta, perché adesso inizia un nuovo campionato, nuovo completamente. Abbiamo visto diversi allenatori nuovi, diversi sistemi di giochi nuovi ci saranno, quindi diversi sono tornati sul mercato, chi ha stravolto, chi non ha stravolto, ma due o tre pezzi hanno comprato tutti, quindi non potrà mai essere la stessa partita dell'andata, assolutamente. E poi sicuramente nei giorni di ritorno si fanno meno punti, perché le squadre vengono, si chiudono ancora di più, fanno più calcoli, e sarà un campionato molto difficile secondo me questo giorno di ritorno. Percentuali sulla condizione psicofisica di Rossi e di Gomont, da 0 a 100. 100 all'ora. Ci fa certe domande, tu sei allucinato. Te veramente sei allucinato. Ma stanno tutti bene, su, è solo una questione di testa, riaccendere un attimino l'interruttore dopo un mese di festa, su. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto qualche richiamino, ma non eccessivamente, cioè non abbiamo fatto un carico eccessivo, quindi è giusto per tenerli pimpanti tutti quanti. Quindi, poi la componente principale secondo me è la voglia. La voglia, la cattiveria di raggiungere qualcosa di importante, per noi potrebbe essere la salvezza, come potrebbe essere i playoff, quindi però è quello è lo stimolo, arrivare a un obiettivo, lottare per un obiettivo, e questo è quello che ci vuole in campo, lottare sempre, ma non in campo, ma anche nella vita, penso, no? Se manca questo, uno è meglio che va a fare qualcosa di diverso. Sei come certe creme lubrificanti, chi sta meglio fra Rossi e Gomont, ti va bene? Sì, ti ho capito, ma stanno bene tutti e due, non è questione di uno o l'altro, quindi stanno bene tutti, lui, Gioca Marzi, Gomont, Del Prete, tutti, non è che uno c'ha il 100% e uno sta al 50%. Gomont ha avuto una pausa e si è seduto, e l'abbiamo fatto riposare, e Rossi ha giocato di meno, però siamo sempre lì, non è che perché uno gioca di meno è meno stanco, gli allenamenti li fanno tutti, sarà più stanco mentalmente che fisicamente, quindi, ma sono tutti allo stesso livello, tutti arruolati, quindi sta a me adesso mettere in campo quello che sta meglio tra virgolette, quello che ho visto meglio tra virgolette durante la settimana, ma non perché uno è stanco, quello che ha fatto vedere che ci vuole stare. Hai detto che chi ha più stimoli, ecco. Il giro di ritorno si fanno meno punti, le squadre sono più chiuse. Tra queste squadre ci sarà anche Perugia, e arrivo al discorso. A Bologna si va a pressare alto o si aspetta? Le mie squadre le conoscete, quindi lo sapete come giochiamo. Noi facciamo sempre la partita, quindi non siamo in grado di stare dietro e ripartire. Non è nella nostra mentalità. Quindi dobbiamo attaccare per andare per difendere, questo è il discorso, l'obiettivo è questo, la mentalità è questa, poi difesa alta, bassa, media, è una conseguenza di come stiamo attaccando la difesa, che può essere alta, media o bassa, ma è sempre una conseguenza di come stiamo attaccando, di come stiamo pressando, questo è,
se no la squadra si spaccherebbe in due tronconi e non ci sarebbe neanche difesa, perché poi la difesa si viene isolata e viene attaccata lo stesso. Quindi non vedrete mai una difesa a quattro belli schierati con me, lo sapete, sono già 2 anni e mezzo, quindi anche perché con noi abbiamo i terzini che spingono, lo sapete, no? Quindi. Ecco qua, è arrivato. L'ultimo. Perché non eri presente in settimana? Dove sei stato? Io sono la lezione. È vero? Ma dice così questo. Mettiamola così. Terzini che spingono, i terzini che spingono. Del Prete, nonostante le notizie della settimana, è pronto per fare il suo. Ma dai, ma che sono notizie importanti quelle, ma su, dai, c'è di peggio, c'è di peggio. Non penso che un giocatore stia pensando a una stupidaggine come quella, dai, su. Ragazzi, ma qua il calcio è Serie B, giocatori che sono abituati a fare queste categorie, come si possa dire, ad avere questi problemi, quindi c'è al minimo... chiacchierio, uno perde la testa e smette di giocare, allora è meglio che andiamo a casa, scusatemi. Ogni volta è così, cioè, adesso è uscita questa notizia, aspettiamo, intanto nel frattempo gioca come ha sempre fatto, con la testa giusta, perché non è che uno pensa a quello che sta succedendo e questa cosa svanisce, cioè, quindi ci si penserà quando arriverà la squalifica, se arriverà. Grazie. Arrivederci, buon pranzo.